Conto alla rovescia in Cile per le elezioni di domenica 17 gennaio. Mancano pochi giorni quindi a questo attesissimo secondo turno delle elezioni presidenziali cilene. Visitando la regione del Maule ci concediamo una piccola deviazione in mezzo a queste dune che sembrano un deserto vicino al mare, poco a nord di Constitución. La notizia del sondaggio che dà in vantaggio Piñera, il candidato della destra, nelle tre più grandi aree urbane del Cile, ci arriva mentre stiamo visitando un tratto di costa della regione del Maule e manca ancora qualche giorno alla riflessione popolare prima del ballottaggio di domenica 17. Questi che vediamo sono pescatori cosiddetti artigianali, che talvolta usano i trattori per far entrare e uscire le barche dal mare. C'è incertezza sul voto tra questi tre. La donna è la più convinta a votare Frei. Il pescatore sulla sinistra dice che dopo tanti anni ci vorrebbe un cambio, un cambiamento di schieramento e che dai cambiamenti in genere si guadagna. Ma l'altro pescatore sulla destra è preoccupato che poi se vince Piñera possono venire a mancare certi benefici sociali, per esempio per i bambini. Il discorso si fa più netto e deciso quando si parla di inquinamento delle acque. Questo è l'estuario del fiume Mataquito. Nel mare e i pesci d'acqua dolce non arrivano più a causa della fabbrica di cellulosa e del suo inquinamento. Non sanno ancora del progetto australiano della Iron and Steel, che intende tirar via milioni di tonnellate della caratteristica sabbia grigio-nera della zona, perché sono sabbie di ferro e se le porterebbero a fondere chissà dove pagando solo una piccola percentuale di tasse. Chiunque governerà, questi saranno i problemi.